Ragazzuoli, allora, fatemi un po' ricordare dove ci eravamo fermati. Sì, mi sa che dovevo scendere, ci ho sbagliato ancora. Faccio una cosa, andiamo giù e poi vediamo se ricordo bene o meno. Ah, no, qua io so. Sì, mi sa che forse la pianeta da questa parte. Ah. Penso. Oh cazzo. C'è stato un problemino. Un problemino piccino piccino. Ah, io ecco fatto. No, aspetta, come si chiamava? Oddio, devo uscire, dai, sì. No, qua c'erano le razioni, mi servivano. No, devo prendere quelle razioni, ragazzi. Allora, però. Allora, qua non mi ricordo dove andiamo. Mi devo ricordare dove mi ero fermato, se devo essere onesto. Mannaggia, a me che mi ricordo. Allora ragazzi, aspetta, sto cercando di vedere. Sì, mi sa che dobbiamo andare da quella parte.
Almeno dai. Allora ragazzi, facciamo ragazzi, facciamo una così, noi riprendiamo da quel salvataggio perché ho capito dove dobbiamo andare. Cioè, dettagli, non fateci caso, mi capita. Purtroppo mi deve accadere che non ricordo qualcosa. Cioè, non sono io. Più scontato del pane, no? Wait, se c'è qualche cosa. Cioè noi potevamo andare indietro così, colà, bla bla. Sì, se si muove. Guarda, mi servirebbe che ti muovessi dal lato opposto. È che non riesco a muovere da quella parte. No! No, vabbè. No, non è normale. Cioè io devo aspettare che si muova con. Ok, vabbè, è problema di pixel. Va bene.
Ma facciamo così. Ah, un po' di Asmos. Ah, perché quella è verso il basso. No, lo devo riniziare da capo, da quella parte. Che bello. Ah, in effetti a me quelle razze. No, quelle razze non servono un cazzo, no, scherzavo, scherzavo. No, questa è una parte scocciante perché a me quella body armor mi servirebbe. Mi servirebbe un bel po'. Peccato che non si appende. Dobbiamo aspettare per forza, che bello. No, non mi si alzava. No. No, ma sto trovando tutti gli impact, tutta sta partita proprio è morte certa. Cioè, premevo X per... Guarda, ma vaffanculo, va. No, ho sbagliato, dammi...
Sì, io qua prendo quello. Grazie. Mica, questo è un bug, no. No, ragazzi, non è normale, Dio mio. Cioè, sto trovando bug su bug, tue palle. Cioè, trovo razioni. No, da quella parte più. E non mi dà niente. Un po' mi sto rompendo le palle. Cioè, se devo essere onesto. Sto trovando bug, errori. Guardate, voglio evitare. Vabbè, era il tipo che non è servito a niente. Tipo, a me quel coso mi sarebbe servito, ma... No. Allora facciamo così. Onestamente a me un po' di armor mi serve. No, che possiamo andare avanti. Inizicata, Dio mio, proprio bella tosta. No, aspetta, io voglio un po' evitare, aspetta.
Non lo sapevo. Aspettate ragazzoli. Tanto so che ora ne arriveranno altri, dobbiamo scendere più in basso proprio. Lo sapevo. Ancora. No, dimmi che non c'è un altro coso, ti prego, non mi va. Ah, mi accontento di Vulcan Raven. No, non volevo Snake, rispondere. ho da dirti qualcosa su Naomi Hunter. Qual è il problema? Questo canale è sicuro? Non si preoccupi, il monitor è escluso. Va bene. Che succede? Anch'io ho lavorato nell'FBI, lo sai? No, non lo sapevo, e allora? La storia della dottoressa Hunter sul suo passato, sul suo nonno che sarebbe diventato assistente segretario di Hoover all'FBI. Bene. E il suo supposto ruolo di agente segreto per investigare sulla mafia a New York. Qual è il problema, insomma? Che era tutta una grossa fandonia. Cosa? Non riesco a darmi pace. Perché Naomi avrebbe dovuto mentire? Ha mentito. Naomi potrebbe essere una spia. Questo è ridicolo. Andiamo, perfino un liceale potrebbe arrivare a capirlo. Il direttore dell'FBI a quei tempi, cioè Edgar Hoover, era notoriamente un razzista. Naomi ti aveva detto che suo nonno era un giapponese, no? Sì, è vero. Ebbene, nell'FBI di allora non si poteva trovare un singolo investigatore di origini asiatiche. Inoltre, negli anni 50, l'operazione segreta contro la mafia non era ancora iniziata, perché è partita nel 1960 e a Chicago, non a New York. Faresti meglio a controllare. Il direttore e il presidente che muoiono in modo misterioso, quel ninja, stanno succedendo troppe cose strane. E lei pensa che dietro a tutto questo potrebbe esserci Naomi? Non lo so. O è così, o comunque lavora con i terroristi. Accidenti. Potrebbe essere vero. Se scopro qualcosa ti richiamo. Nel frattempo, stai attento.
Che bello. Dopo tipo mezz'ora di video arriviamo qui. Figata. E questo va per essere tipo una parte da 10 minuti. Comunque ragazzi, il video finisce qui, se non è troppo lungo. Dai, basta così. Noi ci vediamo al prossimo video e avete capito, ci aspetta Vulcan Raven per un secondo round. Quindi, a parte la sfiga, speriamo che non accada di nuovo. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.